Salve e benvenuti in questo nuovo video. Allora, anche in questo video vedremo praticamente qualcosa di che ha a che fare con la relatività generale e con anche con la meccanica quantistica, andando però a focalizzare l'attenzione su quella che oggi viene chiamata un po' la fisica delle anomalie. Perché? Perché effettivamente il mondo classico che noi potevamo descrivere appunto con le leggi classiche oggi può essere ulteriormente diciamo, possiamo andare a cercare quelle che inizialmente venivano viste come dei fenomeni anomali e li possiamo reinterpretare in maniera più fine, in maniera più dettagliata, utilizzando proprio la fisica più aggiornata, la fisica del secolo scorso. Questo ci fa capire come il pensiero umano avanza nella conoscenza e quindi i fenomeni che prima non potevamo spiegare classicamente, oggi invece lo possiamo fare, utilizzando la fisica del secolo scorso che ci ha portato due regali straordinari, che sono appunto la relatività speciale e generale di Einstein e la meccanica quantistica, sulle quali poi si è costruita altra fisica, altre considerazioni, e oggi poi vediamo altri sviluppi di queste due branche estremamente fondamentali. Però, ecco, uno dei fenomeni, che poi farò anche, diciamo, dei parallelismi tra mondo classico e tra mondo microscopico e quello macroscopico, perché, come al solito, ci sono delle analogie, possiamo trovare analogie nel mondo classico, poi possiamo trovare delle analogie tra il micromondo, che lo descriviamo in un certo modo, e il macromondo, e vediamo appunto come queste differenti interpretazioni poi portino a dei risultati assolutamente strabilianti. Vedete, una delle cose che hanno dato credito, hanno dato conferma della teoria della relatività generale di Einstein, è stato praticamente, vedete, questo fenomeno apparentemente non spiegabile in maniera classica della precessione anomala del periodo di Mercurio. Vediamo adesso di che cosa si tratta. Allora, prima di parlare della precessione del pianeta Mercurio, facciamo prima un piccolo ripasso, diciamo, di quello che è l'astronomia, che tutti chiaramente abbiamo così imparato un po' a scuola. Allora, intanto cominciamo a dire che le orbite, noi abbiamo visto l'altra volta le orbite ellittiche, nel mio video precedente, le orbite ellittiche previste da Sommerfeld, che descriveva praticamente il suo atomo, differenziandolo un po' dall'atomo di Bohr, dove le orbite lì erano tutte quante circolari. Invece Sommerfeld introduce praticamente, attraverso, parlando appunto della relatività ristretta, quindi utilizzando una nuova branca della fisica, lui introduce appunto questa idea di orbite che potessero non essere più considerate soltanto circolari ma ellittiche, e questo introduce poi la cosiddetta struttura fine, che poi aveva un riscontro nella spettroscopia dell'emissione e dell'assorbimento appunto della luce da parte dell'atomo di idrogeno, e tutto quello che abbiamo visto nel video precedente. Quindi alcuni fenomeni possono essere interpretati e spiegati meglio avanzando nelle nostre conoscenze e introducendo la fisica nuova, come fece Sommerfeld per quanto riguarda le orbite circolari di Bohr, passando ad un'interpretazione diversa e più consona, che sono appunto queste orbite che poi, diciamo, non sono né ellittiche né circolari, perché poi la meccanica quantistica avanza ancora nell'interpretazione dell'atomo e quindi parla appunto di non più di orbite ma di orbitali, dove praticamente l'elettrone fa una determinata dinamica che è molto più complessa da quella illustrata da Bohr o da Sommerfeld stesso. Quello che fa praticamente l'elettrone lo dobbiamo interpretare in meccanica quantistica come
diciamo, dei valori di aspettazione, quindi di tutta una serie di parametri che dobbiamo tenere in considerazione, per cui le orbite sono, questi orbitali sono completamente diversi, e a noi poi dal punto di vista anche così, per cercare di interpretarli più alla nostra portata, gli diamo delle dimensioni e parliamo di orbitali con dei lobi, con certe forme, che poi però chiaramente lasciano un po' il tempo che trovano, perché poi l'interpretazione della meccanica quantistica di queste forme degli orbitali è ancora più complicata. Però ecco, tornando adesso all'aspetto invece della precessione del perielio di Mercurio, che riguarda invece la relatività generale, che cosa si evidenzia? Allora, prima di arrivare, come dicevo, in ambito astronomico si era scoperto già ai tempi di Keplero che le orbite non erano circolari, quindi vedete c'è una analogia col mondo diciamo microscopico, così come si era cominciato a pensare che queste orbite non fossero perfettamente circolari ma magari ellittiche, anche nell'ambito astronomico si è visto che in realtà non era come immaginava Aristotele, cioè queste orbite assolutamente circolari, sferiche dei pianeti, ma si scoprì che anche in questo caso le orbite non erano perfettamente circolari, ma erano piuttosto vicine a quelle di un'ellisse. Questo che, tra l'altro, ci fa capire anche un altro concetto che è assolutamente fondamentale nell'ambito della filosofia un po' fisicalista, che bisogna immaginare che il mondo si distanzi sempre parecchio, il nostro mondo si è distanziato parecchio da quelle che erano delle perfette simmetrie. Quando noi immaginiamo a delle simmetrie così belle come quella circolare, sferica, appunto ce la immaginiamo come qualcosa bella, perché queste simmetrie sono la curvatura di una circonferenza di una sfera è assolutamente perfetta, non ha anomalie. Però rendiamoci anche conto che tutto ciò che noi siamo, il nostro universo, si è generato invece proprio grazie alla rottura di simmetrie. È proprio da questa rottura di simmetrie che è venuto fuori, diciamo, una altre forme molto meno simmetriche, molto meno belle dal punto di vista estetico, diciamo. Ma spesso è proprio la rottura di queste simmetrie che ha creato difformità di forme. L'ellisse è una di queste. L'ellisse non è una simmetria bella e perfetta come quella di una sfera o come quella di una, in questo caso, di una circonferenza, ma come vedete è una distorsione, quindi è come se fosse qualcosa che noi andiamo a deformare, no? In realtà l'ellisse è una sorta di circonferenza deformata, una circonferenza appiattita. Ma questo ci fa capire che il nostro universo si è proprio, tutti questi fenomeni, no, che noi abbiamo visto a livello atomico, adesso vediamo qui a livello astronomico, sono tutti questi fenomeni che si sono venuti a creare, queste forme nuove in un ambito bidimensionale, ma noi poi queste cose sono estese poi alla nostra dimensione che è tridimensionale, tutte queste difformità, tutte queste disuguaglianze, tutte queste nuove forme hanno dato proprio origine non più a enti simmetrici, esteticamente forse anche più belli, più regolari, ma il nostro universo invece esce fuori proprio da irregolarità, da altre forme che sono più bizzarre, che magari le vediamo come distorsioni di qualcosa di più perfetto, no? Aristotele vedeva nella sfericità la perfezione, però noi sappiamo che da sistemi perfettamente simmetrici possono nascere poche cose, mentre invece proprio dalla rottura delle simmetrie, come è avvenuto per esempio
a livello primordiale, quando è nato il nostro universo, sono proprio queste rotture di simmetria, questa difformità, questa allontanarci da strutture simmetriche che ha portato poi alla possibilità di avere un mondo così diversificato e così diversificato e con tutte le forme di atomi nuove, strutture di stelle, di pianeti nuove, e quindi anche fino ad arrivare poi praticamente alle forme di vita che vediamo qui sul nostro pianeta, compreso noi umani ovviamente. Ecco, questa era una premessa che però secondo me è una premessa, diciamo, filosofica profonda, che ci fa capire appunto come cercare anomalie è anche capire appunto perché siamo qui, proprio perché ci siamo spostati molto da questa uniforme simmetria che uniformava appunto le cose, però le rendeva anche abbastanza sterili, mentre invece è proprio da queste simmetrie rotte che poi si è venuto a creare un universo molto più ampio di forme e strutture, che oggi noi poi lo possiamo andare appunto a ricercare attraverso proprio la fisica, le applicazioni fisiche della fisica moderna, anticlassica, eccetera, eccetera, ci fanno capire appunto come poi si è in parte anche evoluto e ha preso forma il nostro universo. Ritorniamo quindi all'astronomia. Abbiamo detto che le orbite non sono appunto, da che periodo in poi si è capito che le orbite non sono soltanto circolari, ma sono piuttosto ellittiche, però ogni pianeta, diciamo, ogni pianeta che orbita intorno al Sole, questo non vale per il nostro sistema solare, ovviamente, ma anche in altri ambiti dell'universo, dove ci sono masse che appunto, come vedremo, deformano lo spazio-tempo, però qui in ambito classico chiaramente si parlava più di questa famosa forza gravitazionale, che diciamo erano proprio anche gli altri pianeti, no? Quindi c'era una deformazione dell'orbita circolare dovuta proprio all'interferenza di altri pianeti, perché questi non sono sistemi isolati. Il sistema, per esempio, Terra-Sole o Sole-Mercurio, come vedremo, non sono sistemi isolati, ci sono altri pianeti intorno che muovono, tirano, no? Almeno in ambito classico, se noi immaginiamo ancora delle forze, no? Come forza gravitazionale, e non parliamo di relatività generale, possiamo immaginare come qualcosa che tira da una parte e dall'altra. Il Sole chiaramente è quello più forte perché ha la massa più grande, ma ci sono anche altri pianeti più vicini, più lontani, che fanno comunque anche loro la parte in questo meccanismo. Per cui anche l'orbita di Mercurio, come quella della Terra, assumeranno delle forme non più perfettamente circolari, ma diverse, e quindi faranno praticamente delle orbite intorno al Sole che sono, diciamo, più o meno ellittiche, con una certa eccentricità, perché poi, come abbiamo studiato a scuola, queste ellissi possono essere più o meno schiacciate. C'è una formuletta molto semplice che appunto ci dà l'eccentricità, che è praticamente pari al rapporto della differenza tra i due fuochi e la distanza dell'asse maggiore. Vedete, questa è un'ellisse, questa è l'asse maggiore ai due estremi, no? Questo è l'asse minore, e questi invece F1 e F2 sono i due fuochi. Qui ci mettiamo chiaramente il Sole, che occupa uno dei due fuochi, e questo per esempio potrebbe essere la Terra, in questo caso ho disegnato Mercurio perché parliamo del periodo di Mercurio, che girano intorno. Questi punti chiaramente più vicini al Sole, chiaramente li chiamiamo perielio, qui c'è l'afelio, quindi la parte più lontana, e quindi chiaramente un pianeta si avvicina e si allontana dal Sole, però con una eccentricità diversa, che dipende proprio dalla sua posizione, dalla posizione degli altri pianeti e così via. Vedete, io qui ho riportato l'eccentricità della Terra, di Marte e di Mercurio, che sono dei valori completamente diversi. Se si applica appunto questa formuletta, l'eccentricità dell'orbita ellittica della Terra è molto bassa, quindi 0,017, quindi significa che siamo molto vicini a una circonferenza. È chiaro che la circonferenza si ha quando questi due fuochi si avvicinano fino a coincidere qui, questo punto centrale.
Quindi quando questi due fuochi praticamente coincidono, noi avremo praticamente una sfera. Quando invece si allontanano, più si allontanano, più diciamo vanno a coincidere con gli estremi dell'asse maggiore dell'ellisse, e più praticamente l'eccentricità aumenta e questa ellisse la vedremo sempre più schiacciata. Ovviamente l'eccentricità varierà tra 0 e 1, e quindi vedete che in questo caso più siamo vicini allo 0, no? più il numero si avvicina a 0, più vuol dire praticamente che questi due fuochi vanno via via a coincidere, quindi noi avremo qui un numero che si avvicina allo 0, e questo significa che l'eccentricità sarà sempre minore e avremo sempre di più una circonferenza anziché un'ellisse. Quindi l'eccentricità della Terra è 0,017, molto bassa, quella di Marte è un pochino più alta, vedete che invece l'eccentricità dell'orbita di Mercurio è 0,206, quindi molto più grande, quindi un'ellisse più marcata, no? Dal punto quindi l'ho disegnata proprio, diciamo, qui se invece avessi messo la Terra sarebbe stato quasi un cerchio, invece in questo caso l'orbita ellittica si evidenzia abbastanza bene per quanto riguarda il pianeta Mercurio, che è quello più vicino, tra l'altro uno dei pianeti, il pianeta più vicino al Sole. Quindi questa eccentricità è dovuta proprio alla posizione del pianeta Mercurio dal Sole, dagli altri pianeti, e quindi chiaramente ogni pianeta avrà un determinato valore di eccentricità dell'orbita. Poi vedete, qui ho riportato i cosiddetti moti millenari, perché, sempre rimanendo in ambito astronomico, perché la Terra fa tutta una serie di movimenti che sono comunque correlati appunto a tutto quello che gli sta intorno, che non è soltanto il Sole, non parliamo di un sistema a due, Sole, pianeta, ma ci sono altri pianeti intorno. Nel caso per esempio del nostro pianeta c'è la Luna, che pure ha un'influenza importante nei movimenti e nella posizione dell'asse terrestre. E infatti, oltre al moto di rotazione su se stessa della Terra, che è quello appunto che determina il giorno e la notte, e la rivoluzione della Terra intorno al Sole, che determina appunto le stagioni e l'anno, ci sono i cosiddetti moti millenari, che ovviamente dobbiamo pensarli su distanze temporali molto, molto più grandi. Vedete, uno di questi è appunto il moto di precessione lunisolare, come viene chiamato, che riguarda la precessione degli equinozi, solstizi, eccetera. Vedete, qui si parla di 20 minuti l'anno, però nell'arco di tempi astronomici grandi, 26.000 anni, si parla addirittura di possibilità di inversione delle stagioni. Perché? Perché qui riguarda il moto di precessione lunisolare, riguarda praticamente un moto a doppio cono, dovuto al fatto che l'asse di rotazione terrestre è inclinato rispetto all'orbita ellittica, al piano dell'orbita ellittica. Quindi se questo è il piano dell'orbita ellittica, non è perpendicolare ma è inclinato, e questa inclinazione è pari a 23,27 gradi, che anche questa varia all'incirca, mi pare di ricordare, ogni 40.000 anni, quindi c'è anche qui una variazione dell'asse, no? Che comunque rimane abbastanza stabile, però può avere una piccola oscillazione, quindi da 23,27 gradi può oscillare un po' di più, un po' di meno, quindi questo è quest'angolo qua, chiaramente, che forma, come dicevo, con l'ellittica dell'orbita, col piano dell'ellittica dell'orbita, e determina questa precessione degli equinozi, può portare appunto un modo di precessione lunisolare, può portare appunto a questi fenomeni abbastanza eclatanti. Ma c'è anche una variazione dell'eccentricità dell'orbita, quindi questo 0,017 della Terra non rimane così eternamente, ma addirittura mi pare di ricordare che ogni 90-92.000 anni anche qui c'è una variazione dell'eccentricità dell'orbita. Oppure, e qui arriviamo al fenomeno che ci interessa di più per quanto riguarda il fenomeno che stiamo trattando, cioè la precessione anomala del periodo di Mercurio, vedete, c'è anche quest'altro cambio di linea vengono chiamate degli absidi, sarebbe praticamente
l'asse maggiore dell'ellissi, vedete, che anch'esso può ruotare, quindi è come se questa ellisse che noi vediamo qui non rimanesse sempre così, no? Come l'ho disegnata qui su questa lavagna, ma praticamente anche se si sposta, no, l'asse maggiore, vedete, se ruota, quindi ruota insieme a tutta l'ellisse, quindi è come se questo fosse un petalo, no? di un fiore che piano piano gira, vedete, fa questo movimento di rotazione come la lancetta di un orologio, quindi vedete, qui l'ho riportato qui, vedete, fa questo movimento di rotazione. Questa viene chiamata appunto, questo è un altro fenomeno di precessione, però che riguarda appunto proprio che viene chiamato appunto precessione del perielio, quindi non anomala, perché questa precessione la fanno tutti, non la fa soltanto Mercurio, ma la fa anche la Terra, Venere, Marte, tutti i pianeti, che praticamente chi più chi meno, come per l'eccentricità dei pianeti che cambia da pianeta a pianeta, cambia anche la precessione del perielio. Perché precessione del perielio? Perché vedete che quando quest'asse maggiore comincia a muoversi, il perielio non starà più qua, ma si sposta qua, poi si sposta qua, poi si sposta qua, vedete, cambia. Se questo è il punto, no, più estremo, diciamo, dell'asse maggiore rispetto al fuoco dove si trova il Sole, nel momento in cui questa ellissi comincia a muoversi, no, in questa direzione, il perielio, anche questo, passa da qua a qua, poi da qua a qua e così via. E quindi abbiamo praticamente quella che viene chiamata appunto precessione del perielio, vedete? Questa precessione del perielio è una cosa, come dicevo, che di anomalo non ha niente, tanto è vero che era già stata individuata e calcolata classicamente, addirittura fin dall'Ottocento. Quindi ai tempi di Einstein si conosceva assolutamente questa precessione del perielio di Mercurio, come quella di altri pianeti, ed era stata anche calcolata, con tutta una serie di metodi ingegnosi, insomma, per calcolare questi movimenti astronomici. Ed era praticamente pari, vedete, a 1,556 gradi per secolo. Cioè questa precessione, non dobbiamo immaginare che sia chiaramente particolarmente veloce, ma questo movimento del piano ellittico dell'orbita è assolutamente piccolo, è di un grado, virgola, cioè qualche cosa, di circa un grado e mezzo ogni secolo. Quindi ogni secolo abbiamo un piccolo spostamento di 1,5 gradi, ma comunque assolutamente misurabile. Quello che era un po' più difficile da misurare era per esempio quello di altri pianeti, dove questa precessione del perielio è molto meno evidente, ma lo è invece, è molto più evidente invece nel caso di Mercurio. Quindi Mercurio aveva questa caratteristica di avere una precessione del perielio particolarmente marcata, sempre per il discorso della sua eccentricità, dell'orbita, eccetera, eccetera, dei suoi movimenti dinamici intorno al Sole, eccetera. Per cui aveva queste caratteristiche, una di queste caratteristiche era appunto questa precessione del perielio che era misurabile già ai tempi nell'Ottocento, dovuta appunto a tutta una serie, io l'ho messo qui banalmente, di forze planetarie che appunto facevano ruotare questa orbita ellittica, diciamo, e quindi questa precessione. Quindi questa precessione era stata misurata, era questa, da quello che si era evidenziato. Tuttavia, dai calcoli invece fatti con la fisica classica che si potevano applicare a quel tempo, il valore trovato della precessione del perielio di Mercurio non era 1,556 gradi, ma era 1,544 gradi, con una differenza quindi di 0,012 gradi. Possiamo anche, siccome queste sono misure, i gradi qui sono molto piccoli, possiamo anche parlare di
secondi d'arco, no? Quindi 43 secondi d'arco trovare, insomma, diciamo, è soltanto l'unità di misura che cambia. Ora, che cosa significa praticamente? Beh, se diciamo non si fosse andati oltre a ispezionare questa anomalia, no? Vedete, ecco perché precessione anomala, adesso capiamo perché è anomala perché non coincide con il dato empirico, non coincide invece con quello teorico, cioè teoricamente doveva essere la precessione diciamo un pochino più bassa rispetto invece a quello che si era osservato empiricamente. Questa discrepanza, questa anomalia della precessione del perielio di Mercurio venne praticamente spiegata grazie alla relatività generale di Einstein. Einstein, il grande genio del secolo scorso, che cosa fa? Dice, ma forse questa anomalia che noi osserviamo esiste perché i fenomeni che noi dobbiamo studiare, cioè la dinamica dei corpi che si muovono intorno ad altri pianeti, al Sole, eccetera, eccetera, è una dinamica diversa, non più descrivibile con le forze di Newton classiche, forza gravitazionale, eccetera. Bisogna praticamente spiegare questi fenomeni, ovviamente, con la relatività generale. Ovviamente perché sono quelli che descrivono realmente i moti dei pianeti intorno, per esempio, al Sole. Perché? Perché abbiamo detto che quella che noi chiamavamo forza gravitazionale, in realtà la relatività generale dice che c'è qui il Sole, questa massa del Sole genera una deformazione dello spazio-tempo. Quindi non possiamo più parlare di forza gravitazionale in senso classico, ma dobbiamo applicare la relatività generale, che è quella che descrive meglio tutti i fenomeni, diciamo, macroscopici che noi vediamo nel nostro universo, e se noi la descriviamo con la relatività generale non dobbiamo più immaginare a delle forze, a delle funi che si tirano, no? Questi pianeti tenuti come se fossero trattenuti in qualche modo da forze misteriose, eccetera, ma c'è una deformazione dello spazio-tempo e quindi tutti i pianeti, no? o la stessa luce che passano in prossimità di grosse masse come quella del Sole, cambierà la traiettoria, dovranno seguire delle geodetiche, come abbiamo visto, che sono completamente diverse dalle traiettorie classiche, perché sono praticamente, queste geodetiche sono praticamente manifestazione di modificazioni della struttura dello spazio-tempo. Ora, spesso nei testi divulgativi, ma anche diciamo, in alcuni video, si vede spesso il famoso avvallamento creato praticamente da una massa, no? Si prende il Sole, dice qui questo crea un avvallamento, e quindi è chiaro che queste geodetiche sono dovute al fatto che c'è stata questa massa che così ha creato una sorta di buca. Ovviamente questa è una visione, diciamo, così grossolana, intanto perché non esiste nello spazio un dritto, un rovescio, avanti, dietro, sopra e sotto, per cui io questa stessa buca la potrei fare praticamente al contrario, quindi oppure di lato, no? Oppure di lato, quindi in realtà non dobbiamo immaginare di prendere una sfera pesante e metterla su un telo tirato, no? E poi c'è questo appallamento, è quello che provoca queste deviazioni, queste geodetiche. In realtà è più complessa la storia, cioè qui c'è una struttura, una rete di spazio-tempo che viene praticamente, come dire, modificata, e questo crea praticamente delle dinamiche particolari che appunto noi andiamo a spiegare, come abbiamo visto anche negli altri video, con le varie metriche, di Schwarzschild abbiamo visto un'altra volta, insomma ce ne sono tante altre che descrivono appunto questa deformazione dello spazio-tempo,
e che visivamente noi a volte interpretiamo come se ci fosse una buca, per cui quando un corpo passa vicino è chiaro che come se cadesse in questa buca, per cui varia la traiettoria, che sia luce, che sia pianeta o che sia qualsiasi altra cosa, comunque queste buche nel nostro universo deviano praticamente i corpi celesti, fanno sì che ci siano delle traiettorie nuove, particolari, eccetera, e oppure addirittura la luce, come è stato poi visto da Ellington quando praticamente andò a verificare effettivamente la deviazione della luce che passa praticamente vicino al Sole. Tutte cose vere, però vanno reinterpretate in maniera più corretta, con una visione un po' più ampia di quello che è questa descrizione un po' ingenua degli avvallamenti, come se fossimo su un telo dove abbiamo messo una sfera, e quindi questo avvallamento in realtà non possiamo proprio immaginarcela come se fosse una depressione formata dalla sfera, ma comunque ci rende comunque l'idea di quello che avviene, quindi non più una forza che tira, ma una deformazione locale prodotta da una massa imponente qual è quella del Sole, e che diciamo fa muovere tutto quello che gli gira intorno in una certa maniera. Questo calcolo che fa Einstein, basandosi non più sulla fisica classica ma sui concetti di relatività generale, io ovviamente non ho riportato i calcoli, ma potete andarli a cercare magari su qualche libro specialistico, dava proprio questa misura trovata empiricamente, questa anomalia veniva proprio spiegata dalla relatività generale, che quindi diventa proprio questa precessione anomala di Mercurio diventa praticamente una prova tangibile che la relatività generale era la teoria corretta per descrivere i fenomeni astronomici e non più quindi la teoria classica di Newton. Vedete come praticamente la grande bellezza è qui, no? Nell'osservare fenomeni astronomici, applicare una teoria più sofisticata, più corretta, più avanzata, scoprire praticamente che c'è un perfetto allineamento tra quello che dice la teoria e quello che si vede poi empiricamente, quello che si osserva, no? E quando queste cose coincidono, vuol dire allora che siamo sulla strada giusta, che la teoria della relatività generale di Einstein era la teoria corretta. Questo è stato uno degli esempi più eclatanti, riportati praticamente in letteratura, che dimostrano, insieme appunto poi all'esperimento sulla luce, eccetera, sulla deviazione della luce, eccetera, eccetera, che dimostrano come appunto la relatività generale era una teoria fondamentale per descrivere i fenomeni astronomici che avvengono nel nostro sistema solare, ma comunque in tutto l'universo. Poi si parla anche dei fenomeni lente gravitazionale, proprio perché appunto la luce viene deviata in un certo modo e quindi noi possiamo avere degli effetti ottici paragonabili a quelli di una lente che ingrandisce le cose, eccetera, eccetera. Quindi tutta una serie di fenomeni che poi la relatività generale ha assolutamente messo in luce, quindi oggi, diciamo, quando dobbiamo descrivere tutta una serie di fenomeni astronomici, dobbiamo applicare ovviamente la relatività generale e in approssimazione ovviamente la fisica classica. Per finire, volevo praticamente farvi vedere così questa famosa analogia, se così possiamo dire, con invece i fenomeni quelli microscopici. Allora, i fenomeni di precessione, come appunto abbiamo visto la precessione del perielio, sono dovuti al fatto che sono praticamente fenomeni dovuti all'azione di due forze contrastanti. Cioè, questo fenomeno di precessione noi ce l'abbiamo anche semplicemente quando facciamo girare una trottola. Questa trottola che comincia a girare, inizialmente gira quasi perfettamente sul proprio asse
ortogonale alla superficie piana. Se stiamo ovviamente su una superficie piana, chiaramente se stiamo facendo girare una trottola su un piano, all'inizio l'asse sarà perpendicolare, poi però piano piano questa trottola comincerà a fare questo tipo di giro a cono, vedete, no? Comincia a fare un giro a cono, dovuto al fatto che ci sono due forze contrastanti, e questa si chiama proprio fenomeno, questi sono i famosi moti di precessione, come vengono chiamati. Praticamente che cosa succede? Che c'è una forza, la forza di, chiamiamola ancora forza, anche se proprio visto che con la relatività generale tutto diventa più complicato, ma comunque immaginiamo appunto di rimanere in ambito classico, c'è quest'asse che comincia praticamente a non essere più ortogonale al piano dove la trottola sta girando, ma comincia ad inclinarsi, e questo è dovuto a questa forza contrastante che è la forza gravitazionale, che tende a spingere praticamente l'asse verso il centro della Terra, diciamo così, e dall'altra parte c'è invece la forza di rotazione, no? Che mantiene praticamente la trottola ancora in movimento e non la fa praticamente cadere a terra, come poi avviene quando le forze d'attrito praticamente dissipano tutta l'energia dell'accelerazione, diciamo, della trottola che sta girando, e quindi a un certo punto, dopo aver fatto vari giri a cono, c'è praticamente il collasso della trottola che cade praticamente sul suolo. Però questo movimento di precessione, quindi che sono praticamente queste forze che contrastano la rotazione in verticale, diciamo, dell'oggetto considerato, noi la ritroviamo appunto non soltanto in ambito astronomico, come abbiamo visto prima, con quei movimenti di precessione astronomica che abbiamo appena analizzato, ma la precessione avviene anche in altri ambiti. Quindi vedete che quando studiamo dall'astronomia fino al mondo dell'infinitamente piccolo, in realtà fenomeni fisici spiegati da meccanismi diversi però portano spesso a delle dinamiche che sono sovrapponibili, perché anche nel mondo dell'infinitamente piccolo abbiamo dei fenomeni di precessione, come per esempio la precessione di Larmor, che, diciamo, sicuramente un po' meno famosa probabilmente della precessione del perielio, eccetera, però anche questa, diciamo, un po' in maniera analoga, deriva da tutto un altro fenomeno. Qui non parliamo di relatività generale, non parliamo di forze gravitazionali, quindi non parliamo né di fisica classica né di fisica relativistica, ma di elettromagnetismo e di meccanica quantistica. Perché cosa avviene praticamente? Noi possiamo immaginare un elettrone che gira nell'atomo, quindi questo è il nucleo, possiamo praticamente immaginare appunto all'elettrone come un corpuscolo molto più complicato della classica pallina che gira intorno all'atomo, questo l'ho detto più volte, però possiamo comunque immaginare che abbia anche lui una sorta di asse di rotazione, e questo asse di rotazione intrinseco lo chiamiamo spin, come ho più volte detto, e quindi se, come la Terra che gira su se stessa, possiamo immaginare che anche l'elettrone abbia una sorta di movimento rotatorio su se stesso, quando fa questa cosa qui, siccome però la Terra è globalmente neutra, mentre invece l'elettrone neutro non è, ma porta con sé una carica negativa, possiamo immaginare che si venga a creare anche un momento di dipolo, cioè come se l'elettrone si trasformasse praticamente in questo modo, con questo movimento di rotazione, in una piccola calamita, e sapete che ogni calamita ovviamente ha estremo positivo e estremo negativo, quindi si forma sempre un dipolo magnetico. Allora, noi possiamo, se noi immaginiamo che l'elettrone abbia queste caratteristiche, che cosa succede quando lo sottoponiamo a un campo magnetico uniforme esterno? Perché poi possiamo anche immaginare che anche il nucleo con i protoni, eccetera, con una sorta anche lì di movimenti, eccetera, che lì si possano creare dei fenomeni, diciamo, elettromagnetici, che poi possono essere chiaramente studiati. Ma se noi prendiamo un campo magnetico uniforme esterno, quindi
fuori dal vedere. Io l'ho rappresentato con le famose calamite a ferro di cavallo, no? Per immaginare che ci siano quindi delle linee di campo magnetiche che investono il nostro elettrone. Se questo asse, no? Diciamo l'asse, se coincidono, vedete, se sono parallele all'asse di spin, quindi all'asse di rotazione del nostro elettrone, quindi avremo energia minima e nessun fenomeno evidente. Ma se invece il campo magnetico, le linee di campo magnetico uniforme esterno non sono allineate all'asse di rotazione del nostro elettrone, allora ci sarà anche qui un movimento di precessione, quindi ci sarà questa sorta di momento magnetico che tenderà praticamente a far tornare l'asse, no? Perpendicolare alle linee di forza del campo magnetico esterno, e l'opposizione, diciamo così, dell'elettrone stesso, che invece tenderà a mantenere l'asse che aveva in origine. Quindi questo creerà ancora una volta questa sorta di movimento a cono, come un po' la trottola classica, anche se il fenomeno qui è completamente spiegabile dalla meccanica quantistica e dallo spin, che quindi è, come abbiamo detto più volte, lo spin è una caratteristica dell'elettrone che possiamo valutare solo nell'ambito della meccanica quantistica, quindi con tutta la matematica e il formalismo della meccanica quantistica, anche se poi il fenomeno è comunque il fenomeno comunque riguarda una fisica classica, che è quella dell'elettromagnetismo, però poi abbiamo visto che l'elettromagnetismo va interpretato in ambito della meccanica quantistica per essere più precisi, e quando si parla di spin è chiaro che dobbiamo applicare la meccanica quantistica, perché è un fenomeno puramente quantomeccanico. Ebbene, questa precessione di Larmor praticamente viene spiegata, appunto, come dicevo, da questa piccola formula che è la frequenza di Larmor, o la frequenza angolare di Larmor, che ci dice appunto qual è questo, in realtà è qualcosa che ci va a dire praticamente quant'è questo alfa, no? Quant'è questa inclinazione dell'asse, quanta forza fa, dipende ovviamente dall'intensità del campo magnetico esterno, da tutta la struttura dell'atomo e così via. Ora uno potrebbe dire, ma queste anomalie, questi modi di precessione, eccetera, come abbiamo visto, tutto sommato possono anche, come dire, incuriosire i fisici, ma poi possono anche tutto sommato non avere nessuna applicazione pratica, nessun valore pratico. E invece questo ci fa capire quanto è importante avanzare sempre nella conoscenza, nel capire sempre in maniera più approfondita i fenomeni fisici, perché poi noi li possiamo sfruttare. Più le nostre conoscenze aumentano, più le possiamo sfruttare anche proprio in ambito pratico, in ambito tecnologico. E questo è per questo vi ho fatto vedere la precessione di Larmor, è un classico esempio, perché vedete che studiando lo spin di alcuni nuclei atomici, determinati nuclei atomici che sono dotati di momento magnetico, noi praticamente possiamo applicarle questi fenomeni nella diagnostica medica, utilizzandoli in modo particolare nella cosiddetta risonanza magnetica nucleare. Quindi la risonanza magnetica nucleare, che sono quegli esami che spesso facciamo per indagare, no, meglio i nostri tessuti rispetto ai nostri tessuti organici, rispetto per vedere meglio gli organi e quindi eventuali patologie, eccetera, rispetto alle classiche lastre, no, che ancora si fanno, insomma. Però vedete che la risonanza magnetica nucleare è un avanzamento, un qualcosa di più sofisticato, una macchina più sofisticata che ci permette di fare delle indagini diagnostiche più importanti, e che è legata alla precessione di Larmor, a tutta questa serie di concetti che apparentemente potevano sembrare poco più che delle curiosità di natura del mondo fisico, del mondo microscopico.
Bene, con questo ho concluso e la prossima volta descriverò altre cose che ci fanno capire come non ci sono una separazione netta tra fenomeni fisici della meccanica quantistica, tra la relatività, eccetera. Tutte queste cose che noi diciamo non riusciamo a vedere con i nostri sensi e che stanno quindi un po' nascoste, però sono fondamentali poi e devono essere fondamentali, devono essere diciamo congrue per poter descrivere anche il nostro mondo macroscopico, che è sì diverso da quello appunto più nascosto, ma poi come abbiamo visto alcuni fenomeni, alcune sfaccettature che noi approssimiamo in meccanica classica, no? Dicendo vabbè, questo fenomeno lo possiamo descrivere grossolanamente in questo modo, poi però studiandolo ancora più in profondità, se vediamo che ci sono delle discrepanze tra quello che osserviamo e quello che realmente è quello che la teoria magari ci dice, la teoria classica, possiamo poi aggiustare le cose e approfondire, vedere praticamente che poi esce fuori una fisica completamente nuova, completamente diversa, completamente più dettagliata, e capire sempre meglio i fenomeni fisici e l'universo che ci sta intorno. Grazie, al prossimo video.